Bene, benvenuti. Oggi praticamente presentiamo non soltanto il libro, ma ripresentiamo le autrici di altri testi, di altri libri. Sono sicuro che anche in futuro non mancheranno. A me il privilegio di presenziare in qualche modo questa illustrazione su un testo che devo dire trova vincente. Non è il solito romanzo, non me ne vogliono chi scrive sempre romanzi, ma è un testo che racconta della Calabria tra miti, leggende e anche realtà, che percorre anche questo, sicuramente rappresenta uno spaccato importante, percorre la storia e anche una ricostruzione fantasiosa, immaginaria, attraverso un profilo anche criminologico di diversi comuni della Calabria. Ed è per questo che non è un testo, come spesso viene elaborato, che appartiene soltanto a un territorio, soltanto a un comune, appartiene alla Calabria. È ovvio che all'interno di quest'opera troverete tutta una serie dati che riportano, rievocano anche dati storici certificati. Ho visto anche centelle, ho visto la storia, quella più strutturata, quelle che naturalmente le fonti bibliografiche hanno consegnato alla Calabria, che hanno consegnato a chi, come hanno dimostrato le due autrici, hanno fatto davvero un lavoro importante di ricerca storiografica, di ricerca geografica e ovviamente, come doveva essere, quello di caratterizzare anche il contenuto di un testo attraverso una lettura che deve essere inevitabilmente rapida, veloce, intellegibile e con facilità, senza essere appesantito da riferimenti non sempre di facile comprensione. Io preferirei poi, eventualmente dopo che abbiamo ascoltato, anche commentare o far intervenire chi oggi partecipa. È sabato, quindi andremo spediti, interventi troppo lunghi penso che potrebbero anche da questo punto di vista facilitare e agevolare la curiosità di acquistare questo testo e magari anche di diffonderlo, perché non parla solo attraverso il verbo scritto di due amiche, ma parla della Calabria. Chi vuole iniziare per primo? Io direi saluti. Partiamo innanzitutto attraverso un criterio che sia un criterio cronologico, di esperienza, ecco, mai di maturità anagrafica certificata, e quindi io direi dare la parola all'onorevole Mario Tassone. Io ritengo che già l'onorevole Tallarico abbia indicato il senso e il significato anche di questa iniziativa, che va a valorizzare il lavoro, il regno letterario della Polino e della Guerra. Io, per dire la verità, confesso, non ti dico prendo la parola in questo momento, però ho letto qualcosa come recensione per cui mi sono fatto già un'idea. Perché sono qui? Perché siamo qui? Perché veramente nasce da un desiderio di testimoniare un apprezzamento a chi si cimenta sul piano letterario a narrare la Calabria, a riscriverla, a ricercarne quelle che sono i riferimenti storici e culturali più veri, uscendo fuori dall'anonimato, ma uscendo fuori da questa inclinazione di noi calabresi, di noi calabresi, a descrivere le nostre storie personali, le nostre lamentele personali, le nostre vicende personali, i nostri travagli personali, che poi sfociano in una insensibilità di carattere generale, perché poi sfociano che cosa? Nell'individualismo, sfociano ovviamente nel ricomporre un proprio recinto dove non c'è solidarietà, dove non c'è socializzazione. E allora questo sforzo va, a mio avviso, incoraggiato. Stavo dicendo una cosa, mi ero rammaricato perché fino a ieri mattina non potevo venire. Poi mi sono liberato e allora ho mantenuto questo impegno, anche per vedere la guerra che non vedevo da una vita, la famiglia,
gli anni ci sono, per cui non nascondo nulla, come questo libro non nasconde nulla. Perché anche quando parla di brigantaggio e parla di criminalità, io faccio una considerazione, quello che ho fatto ieri sera di una riunione. I briganti che erano briganti, senza valori, senza principi, io ritengo che certamente erano briganti, fuori legge, non rispettavano la vita, ma anche nella vita dei briganti calabresi e nella storia che segue, la repressione, mi pare che voi ne parlate, ovviamente, della repressione, io ritengo che c'è ovviamente l'anelito della giustizia da parte di stati, anche delle popolazioni negrette, e la repressione, e ci sono tante forme di repressione, ma le repressioni non sono soltanto quelle armate, le repressioni quando si comprime anche la libertà. E oggi in questo nostro paese viviamo in una fase, in un clima di semi-libertà e di semi-democrazia. Per cui questa descrizione del libro è una qualità. Sarebbe veramente ingloriosa per le due scrittrici aver prodotto un libro fino a se stesso, ma un libro che guarda al futuro. Non è un fatto di nostalgia o di riferimenti storici, ma una proiezione verso il futuro. E io ritengo che sia molto importante, ho visto che voi citate anche Cevico, il paese che mi ha dato per sbaglio i latari in tempo di guerra. L'ho visto adesso in questo particolare momento. Lo leggerò questo libro. Spero di aver detto le cose che penso, e di non essere uscito fuori tema, ma questo è un messaggio forte. E allora quando c'è qualcuno che si impegna, quando qualcuno che si orienta a narrare, a descrivere e a fare cultura, va incoraggiato. Oggi c'è un appiattamento delle coscienze, abbiamo aperto l'identità, e attraverso questa storia che si rintraccia in questo libro si acquistano le identità, nel bene e nel male, nelle luci e nelle ombre. Forse c'è una qualche nostalgia in quelle guerre allora, in quei tormenti, perché di fronte alle indifferenze di oggi, all'appiattimento di oggi, ecco, riandare a quei movimenti, a quelle tensioni, a quei rischi. Oggi la gente non rischia nulla, o mi dai questo, oppure niente, ma tu ti impegni, che mi dai? Ma tu prendi una posizione contro, perché prendere una posizione contro? Non c'è nessuna dialettica. Voi pensate, voi date un momento, fate riferimento a un momento storico di grande tensione, di grandi scontri. Oggi gli scontri non ci sono. C'è l'adattamento alla gestione del potere, come se la vita fosse tutta qui, lasciando un'eredità arida e soprattutto senza prospettive. Perché prima bisogna essere uomini, e allora questo ritengo che sia un'assertazione dell'umanità, di una cultura umanistica che va ad essere concentrata e che va ad essere attenzionata ad essere valorizzata. Vi ringrazio. Ringrazio Mario, a cui poi replicherò, perché mi piace anche replicare, specialmente per la seconda fase. Do la parola al consigliere comunale Raffaele Serò, che investe qua non soltanto in rappresentanza del comune, ma anche sicuramente come caro amico della Patrizia Guerra e del dottor Luciano Amelio, a cui va sempre la mia ammirazione e i complimenti per la bellissima persona che è, per l'attenzione che ha voluto dare, ed è sicuramente una persona al pari di Patrizia, che merita tanto, e merita anche da questo punto di vista di avere il saluto da parte del consigliere Raffaele Serò, che vive la realtà anche di Siano, una realtà dove è ben conosciuta naturalmente dall'autrice. Prego. Sì, grazie, deputato Paredico. A me la proposta di intervenire dopo l'introduzione dell'avvocato Paredico è tutto quello che è stata la disamina
di questo libro del pensiero dell'onorevole Tassone, che ha sicuramente tracciato una linea di tutto quello che può essere il contenuto del libro scritto dalle due autrici, che io ringrazio per avermi invitato qua, e naturalmente ringrazio Patrizia anche per il percorso che noi abbiamo precedentemente ed in modo comune fatto insieme, e che poi questo percorso mi ha visto vincente anche grazie all'aiuto tuo e di Luciano, e oggi qua tra i banchi del comune di Catanzaro. Io sono un calabrese come penso tutti quelli che sono in quest'aula, in questa stanza. Sono un calabrese che ha avuto più volte la possibilità di vivere fuori dalla Calabria e di stabilirsi fuori dalla Calabria. Per scelta ho voluto rimanere qua in Calabria, perché io amo questa terra. Io amo spropositatamente questa terra. Chi come la dottoressa Guerra e la dottoressa Polin oggi si impegnano nella scrittura a scrivere di quella che è la storia di questa nostra terra, io non posso fare altro che ammirare queste persone e ringraziarle, perché io, come l'onorevole Tassone diceva prima, anch'io ho avuto il libro poco prima, non ho avuto ancora modo di leggerlo, ma sicuramente apprezzerò tantissimo la leggere questo libro, perché in una breve disamina ho visto che non è stato lasciato a caso nulla rispetto a quello che è il territorio calabrese. Sono stati creati dentro questo testo comuni importanti che hanno una storia importante. Sono stati tirati in ballo dei miti, delle leggende, dei personaggi. Io ricordo a me stesso che la Calabria è proprio qua che nasce il nome Italia, e che la Calabria dalla preistoria fino al secondo dopoguerra ha visto popoli e personaggi che hanno fatto la storia, che hanno creato storia, e che oggi vengono tramandati nei libri come le due autrici hanno voluto intendere in questo testo. E quindi cos'altro dire se non invitare ognuno a leggere testi che parlano della nostra terra come questo, leggerli e tramandarli, perché la storia della nostra terra è una storia bellissima, è una storia che va vissuta, è una storia che deve essere assolutamente conosciuta per chi ancora non la conosce. Io ho fatto dei brevi passaggi, alcune cose che erano nella mia mente ormai da quasi dimenticate, come se fossero ritornati in auge, perché ho visto i nomi di alcuni personaggi come il serial killer di Sorbello Cavallaro, o come la stessa Torre Cavallaro, giusto per me, che rappresentano appunto miti oppure storie vere di questa nostra terra. Quindi io ringrazio ancora la dottoressa, ringrazio la dottoressa Poi e la dottoressa Guerra, e cedo la parola a chi verrà con me. Adesso, secondo me, dobbiamo seguire un ordine. Io darei la parola a Marco Marchese, di Officina Editoriale d'Arneto, che è l'editore, la casa editrice. Non è il primo testo, ne sono stati pubblicati e editi tanti altri, e sarebbe bello se, anche collocando naturalmente in un tempo ben comprensivo rispetto alla giornata, se venisse presentata la casa editrice e perché ha deciso di pubblicare questo testo. Volentieri, Antonello, grazie a tutte e a tutti voi per essere qui, perché siete numerosi, e non è affatto scontato quando si presenta un libro negli ultimi tempi. Grazie anche a tutti voi per aver accettato di sedere al tavolo dei relatori, alle autrici del libro, Patrizia Guerra e Annalisa Folino, delle quali io sono particolarmente fiero e orgoglioso come loro editore. E il consigliere Serone, il suo intervento mi ha stimolato, perché
su questa visione bella, romantica, no? Di chi ha avuto l'opportunità di trascorrere un periodo, immagino lavorativo oppure per studio, fuori dalla Calabria, questa è un'esperienza che un po' dovrebbero fare tutti i calabresi, ed è un'esperienza poi dopo che non gradevole per chi va via e resta fuori, perché la Calabria ti resta sempre nel cuore. E io l'ho sperimentato di mio in alcuni anni quando ho lavorato all'estero, e poi per motivi diciamo contingenti anche di servizio ho sempre viaggiato in automobile, e quindi ogni volta sulla nostra Salerno Reggio Calabria, arrivata al Lago Negro, dovevo decidere se fare la strada più veloce oppure scendere lungo la valle del Noce, arrivare a Preamare, poi incominciare a passare questi paesi e osservare anche il mare, che è caratteristico della Calabria, oltre alla montagna naturalmente. Quindi Preamare, poi Diamante, poi Belvedere, poi Fuscaldo, che è il mio paese natio, e poi in anni successivi andare anche oltre, scendere la Mezza Terme, per arrivare fino alla punta della Calabria ce n'è. Scendere dalla Valle del Noce è un'esperienza, perché fino a quando tu non sei arrivato proprio a 2,5 km dalla fine della valle, entri proprio nel territorio calabrese, tu il mare non lo vedi, però ad un certo punto ti appare ed è in quel momento che dici sono a casa. Quindi mi riaggancio all'intervento di Serò per questa visione, perché io la condivido in quanto è un'esperienza che io ho fatto tante volte. Passiamo invece adesso alla domanda di Antonello Talarico, del consigliere regionale Talarico, sulla città della casa editrice. Allora, io sono fiero e orgoglioso di avere fra gli autrici, le autrici e gli autori delle officine editoriali d'Acleto sia Annalisa che Patrizia, per più ragioni. Vabbè, naturalmente io sono molto di parte, quindi inutile vi dico che il libro è bello. Troverete dentro delle chicche, non lo so, per stimolare un po' la vostra curiosità. Noi siamo a Palazzo dei Nobili, qui a Catanzaro, all'interno del libro troverete una chicca che forse pochi conoscono di Palazzo dei Nobili qua a Catanzaro. È una sorpresa, ok? Perché Palazzo dei Nobili è abitata da puntini sospensi. È sempre una donna in problema. Lo scoprirete leggendo il libro, perché il mio compito è anche un po' stimolare la vostra curiosità, no? Oppure, non lo so, per dirne un altro, scoprirete chi avrebbe realizzato e costruito in una notte, se non ricordo male, la fontana sulla piazza centrale di Girifalco. E poi naturalmente troverete tante altre cose. Le officine editoriali del Cleto sono nate nell'anno 2019, una fortuna incredibile. La casa editrice nasce a novembre del 2019, a marzo si chiude l'Italia. Già ti apri la casa editrice in Calabria, che insieme alla Sicilia sono le due regioni dove si legge di meno. Nell'anno 2021 solo il 20% dei residenti in Calabria e Sicilia hanno acquistato un libro al netto dell'attività, diciamo al netto dell'acquisto di un libro per attività curriculari, no? Gli aggiornamenti professionali oppure per studio. Solo il 20% delle persone hanno acquistato un libro. Questo è un dato, voglio dire, drammatico. Io naturalmente ci ironizzo e mi ho detto che fortuna, ho fondato la casa editrice in Calabria dove si legge di meno. 3-4 mesi prima della chiusura del Covid, io dico, guarda, se la casa editrice sopravvive, allora significa che esatto, è andata proprio benissimo. Abbiamo avuto difficoltà naturalmente enormi, indicibili, però ce l'abbiamo fatta. Ma è stata una scuola, perché oggi il catalogo conta più di 30 volumi e ne abbiamo 20 in coda che devono essere pubblicati, perché abbiamo fatto in azienda delle scelte precise. Scelta numero uno: io non devo fondare una casa editrice a pagamento. Nella piccola e micro editoria accade qualcosa. Adesso io, mi dispiace un po' muovere una critica anche contro tanti miei colleghi, ma io non trovo giusto che chi scrive un libro per essere pubblicato debba pagare.
che significa? Deve tirare fuori dei soldi, che significa? Quello si fa se uno scrive qualcosa e lo porta in tipografia. Ma la tipografia è una cosa diversa dalla casa editrice. Il lavoro della casa editrice è ricevere delle opere, valutarle, investire non solo sull'opera ma anche sugli autori e sulle autrici. Ed è quello che noi abbiamo scelto di fare, con un canale preferenziale verso chi si approccia per la prima volta alla pubblicazione di un libro. Ed è anche il caso di Annalisa e di Patrizia. Quando io ho letto il loro manoscritto, noi romanticamente utilizziamo ancora questa definizione manoscritto, ma in realtà, come potete immaginare, i testi ci arrivano in formato elettronico, via mail, con la posta elettronica, anzi sempre più spesso addirittura su WhatsApp. Ti dice, guarda, ti mando un'email, no, per le vie brevi, mandami il Word su WhatsApp. Però continuiamo a chiamarlo manoscritto, perché siamo legati a questa cosa. Naturalmente noi facciamo una valutazione di queste opere, no? Perché se tu devi fare un investimento, ed è qui, voglio dire, anche una parte interessante, no? Voi pensate che ogni giorno in Italia, al netto del self-publishing, cioè quelli che pubblicano con Amazon, per capirci, l'autoproduzione, al netto dell'autoproduzione le case editrici sfornano la bellezza di 100 libri al giorno, 36.000 titoli all'anno, una produzione abnorme, ipertrofica, ok? Che poi non trova spazio purtroppo sul banco delle librerie e tutta la filiera poi dopo ne risente. E allora tu trovi delle robe dove apro un libro, cioè è capitato, diciamo, ad una scelta che io, diciamo, ad uno scarto di una proposta editoriale, perché no, questo testo non è ancora maturo, adesso vi faccio sorridere, spero, perché leggi sto romanzo, andava bene, era partito benissimo, poi io sono molto selettivo perché se non mi prende fino a pagina 28 è finito. Comunque, supera pagina 28, però accade un inciampo. La narrazione si sposta negli Stati Uniti. Io non lo so perché quando le cose si spostano negli Stati Uniti, che è un paese così grande e anche così bello, a New York. Cioè ci sono una miriade di altre città, anche molto interessanti, New York. Passa New York. Ma quando la narrazione racconta che questi scappano, si appostano in un posto, guardano e dietro l'angolo spunta la macchina dei carabinieri, ho detto no. No, a New York i carabinieri chiedo pietà. E allora, cioè, ma questo adesso è un aneddoto da casa editrice, ma solo per raccontarvi che non tutto è meritevole di essere pubblicato. Si devono fare delle scelte, perché se le case editrici investono negli autori, nelle autrici, nei libri, si alza la qualità di ciò che viene pubblicato. E questa è la strada giusta da percorrere. Poi, all'interno nostro noi abbiamo risolto il problema della distribuzione con un sistema, io lo chiamo il mio accrocchio, dove noi riusciamo a raggiungere direttamente i lettori, perché attraverso le librerie è diventata una cosa impossibile, perché se oggi arrivano come novità dei 100 libri pubblicati ogni giorno nelle librerie, ne arriva una parte, ne arrivano anche soltanto 10, quanto tempo resiste un libro sul banco della novità? Niente, un giorno, due giorni, una settimana, tranne se non si tratti proprio di quegli autori che sono sponsorizzati con dietro investimenti di centinaia di migliaia di euro, oppure autori noti, notissimi, pluripremiati, che comunque vendono decine di migliaia di copie, o addirittura centinaia di migliaia di copie, ma che comunque sono sempre di meno. La casa editrice, nonostante tutto, è stata fondata e opera in Calabria perché è proprio qui il territorio, è questo il territorio dove bisogna investire di più in cultura, perché se c'è un elemento che salverà la Calabria, l'Italia, forse il mondo, non può che essere la cultura, attraverso la mescolanza dei saperi, attraverso il dibattito, attraverso il confronto, attraverso il dialogo. E non può, è il libro che era dato già morto da due decenni fa, continua ancora a vivere, anzi si è adattato alla nuova tecnologia,
E noi a tutti i nostri clienti, non solo quando acquistano un libro attraverso i canali digitali, spediamo la versione cartacea, ma regaliamo anche la versione digitale ebook, e nel 2024 spero di riuscire anche a poter dare anche la versione audiolibro. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Quanto tempo ho impiegato ad accettare la vostra proposta editoriale? Forse 5 minuti dopo aver letto il manoscritto, quindi sono veramente, io mi complimento veramente con voi e sono orgoglioso. No, vabbè, con me stesso. Complimento per i complimenti. Mi complimento per la vostra opera, sono veramente felice e vi ringrazio davvero per avermi ascoltato. Grazie. Vi trovate in fondo alla sala, non privatevi di questo testo, quindi chi se lo vorrà portare a casa, io adesso ringrazierò lui e quindi lo avrete a disposizione. Grazie Marco. Quello che ha detto Marco è sicuramente una parte di quello che sente chi vuole scrivere un libro. Io dico, come hai detto anche tu, a prescindere dalla selezione, perché è giusto farla, sennò avremo ancora più testi. E sul mercato purtroppo, quando c'è tanta scelta, non c'è una vera scelta. È anche vero che però in molti testi molti autori scrivono quello che nella vita di tutti i giorni non riescono a dire, non vogliono dire, e lo cogli anche naturalmente nella scelta di tutti quei romanzi che infatti secondo me sono uno spaccato spesso della propria vita, della vita dell'autore. Questo è un testo particolare sicuramente, non lo dico, non sono solito, anche se fosse stato un altro libro magari avrei detto che non è proprio il testo che avrei scelto. Invece dico questo perché dentro c'è anche una verità, ci sono delle verità, c'è una realtà, c'è anche la rappresentazione della quinta zampa del lupo, perché si fa vedere da una prospettiva diversa una figura che da un punto di vista ontologico è sicuramente vista come una figura a volte cattiva, una figura aggressiva, così come tanti animali anche nella vita di tutti i giorni, molte persone appaiono buone e poi non lo sono, appaiono cattive e poi non lo sono. È una chiave di lettura su questa immagine che attraversa, diciamo, percorre questo testo, ma quello che più, senza svelare ovviamente il contenuto del libro, a me è piaciuto molto il fatto della scelta sulla storia dei luoghi, perché paradossalmente, a prescindere da lì, per me tutti i comuni sono importanti, non sono quelli dove si vota, ma sono tutti importanti per un semplice motivo: ogni comune ha una sua storia, ha una sua caratterizzazione, ha un qualcosa che si porta nel tempo. Immaginate se che non ci fossero stati dei libri, dei testi, noi non avremmo niente oggi. Anzi, posso dire un appunto che voglio fare, è vero, la Calabria è una delle regioni dove si legge di meno, ma è anche una delle regioni dove si ricorda poco. Abbiamo avuto tanti autori, ma abbiamo poca memoria storica. Ci sono sempre spesso le solite storie che vengono in qualche modo rievocate in altri testi, c'è poco approfondimento di quella che è, diciamo, come una volta si diceva, le fonti bibliografiche, andare a rintracciarle. Spesso una volta si andava nelle biblioteche, oggi andiamo su Google, sui motori di ricerca, però anche quello può essere sicuramente un modo per riportare e per far emergere una parte di storia che nessuno conosce. Io da avvocato posso dire che quando sono stato presidente non ho trovato nessuna memoria storica sulla storia dell'avvocatura calabrese, eppure i primi processi per mafia sono stati celebrati in Calabria, i crimini più efferrati sono stati oggetto di processi importanti in Calabria, ed è per questo naturalmente che questo testo, per quanto non sia un testo assolutamente in un'unica direzione, esclusiva direzione del crimine, della criminologia, racconta anche delle scienze criminologiche, poiché ripercorre alcuni indizi, alcune prove, per arrivare con facilità da parte del lettore a quella che potrebbe essere la soluzione del caso. Io adesso direi di fare parlare le autrici. Partiremo da Patrizia, o andiamo in ordine alfabetico. Allora, Patrizia ha nel suo cognome la guerra, in realtà è una persona che più pace non potrebbe portarci. Dal suo volto gentile sono... Mio fratello non è d'accordo. Vabbè, fratelli hanno sempre torto, quando non la pensano con noi. Io... Che bello, Gian Piero, mio fratello. Io vedo qua oggi molte donne, effettivamente le donne hanno una sensibilità diversa, no?
riescono spesso a leggere i fatti con una capacità di dettagliarli anche, che non appartiene agli uomini. Gli uomini hanno altre caratteristiche, per fortuna entrambi si distinguono bene e si compensano. Io vorrei capire una cosa: al di là degli studi che voi avete fatto, di cui parlerete, e studi che sono stati fatti nel corso di una vita dopo che erano state fatte esperienze in altri ambiti, perché l'esigenza di scrivere questo libro? Perché sono stati scelti, diciamo, sono state scelte alcune storie e poi perché avete affrontato la vita del lupo? Allora, parlo da favore, di solito mi dicono che parlo da favore. Un po' più vicino qua così. Allora questo libro è nato, c'è un progetto che nel 2019 mi pare, no? Perché poi abbiamo iniziato nel 2021. Allora, quindi prima sia io che lei abbiamo deciso, il titolo è stato scelto dopo ed è stata una scelta abbastanza particolare, nel senso che nessuno delle due riusciva, io avevo trovato un titolo che era abbastanza più, diciamo, colto, quasi in greco avevo trovato, ecco, invece in verità la scelta del titolo è stata di Annalisa. E mi è piaciuto perché ho detto sì, questo è più facilmente fruibile, si può capire di più rispetto, magari io avevo fatto avevo cercato una parola greca che riuscisse a fare da ponte, quindi ho detto sì, va benissimo anche perché poi noi abbiamo preso il lupo come simbolo non solo della Calabria ma anche della nostra esperienza, perché noi abbiamo usato il lupo proprio come simbolo della libertà, ma libertà non intesa, allora, come trasgressione, ma libertà come, adesso ci devo gardare, come partecipazione, scusate la mia, io sono gabbeiata, ho sempre andato molto gabbe, quindi nello stesso tempo il lupo era ben rappresentativo della Calabria, perché nella Sila il lupo è proprio l'animale, cioè una specie protetta, quindi è stata veramente una scelta, secondo me, azzeccata intitolarlo così il libro. Una volta quindi il progetto a poco è andato avanti, ci siamo assegnate tu fai questo capitolo, tu fai quest'altro capitolo, e l'abbiamo fatto più o meno nel 2019. Poi c'è stato il Covid, nel 2021, liberi tutti, ci siamo unite, però ancora eravamo liberi dal punto di vista, diciamo, senza non ci potevamo muovere, però non eravamo liberi dal punto di vista ancora mentale. Infatti noi evitiamo pure il Covid perché c'era una chiusura mentale in quel periodo e anche un'esercitazione proprio dei rapporti sociali degli altri che c'è stato in quel periodo, perché tra la paura del Covid, tra Novax, cioè ci sono state molte criticità e quindi è stato un periodo veramente molto particolare che diciamo, ha inciso molto pure anche nella stesura del libro. Riguardo poi gli argomenti che abbiamo scelto, perché alcuni paesi o alcuni, allora, io l'ho scritto pure, diciamo, ho sempre scritto, scusate, dove, diciamo, magari ci sono delle leggende più note o più, io ho preso quelle che erano più, diciamo, nelle mie corde, quindi sono state scelte, alcune riguardo il discorso ancora che io ho anche messo all'inizio del libro, che ringrazio la mia famiglia materna d'origine, perché la mia famiglia materna d'origine, soprattutto la figura del nonno materno, che era un uomo veramente eccezionale, un maresciallo che aveva una cultura notevole, perché aveva, diciamo, parlava, sapeva citare, come ho scritto già, il bello gallico, e quindi parlava in latino, perché, e poi non era solo questo, era un uomo veramente molto libero. Ma libero, ecco, poteva essere paragonata veramente alla libertà che noi diamo, diciamo, metaforicamente alla figura del lupo. E mio nonno ci raccontava da bambini, cioè le storie che ci raccontava non erano quelle, diciamo, classiche che può raccontare un nonno, ma ci parlava dei deviati, perché mio nonno aveva fatto parte, essendo maresciallo, era stato a cavallo, diciamo, tra i primi dei, cioè, c'erano gli ultimi briganti, infatti ho citato pure una storia nel libro dove racconto proprio questo incontro di una sorella, di mio nonno con un brigante, e questa storia, cioè, a me ha molto influenzato, e le figure dei briganti che poi ha ripreso Annalisa sono state viste non solo dal punto di vista, cioè, anche perché diciamo la verità, la figura del brigante l'ha vista sotto molti aspetti, perché il brigante può essere considerato, allora, l'ho detto, può essere considerato un serial killer, perché molti
non avevano altro che bisogno di avere questa etichetta, adesso faccio un discorso sociale, l'etichettamento è molto importante nella devianza, quindi l'etichettamento, quindi avevano bisogno dell'etichetta di essere briganti per sfogare alcuni istinti. Posso dire ancora che magari il brigante, la figura del brigante, gramscianamente parlando, invece era lotta di classe, lotta di guerra, per cui la figura del brigante da noi, che molte volte è vista come quasi una figura o romantica o solo da, veramente da barzelletta o da raccontino, invece in realtà è una figura che va esaminata abbastanza attentamente. E poi le altre scoperte su Catanzaro, per esempio, so che io vado a Parigi, vado nel rione Mareo, ho detto a Luciano, qua venivano impiccati eccetera, ma voi lo sapete che a Catanzaro che in indipendenza veniva l'esecuzione dei briganti, nessuno lo sa, per esempio. Quindi noi abbiamo avuto, abbiamo voluto riportare, far conoscere delle storie che magari i catanzaresi non sanno, non tutti sanno della strage che c'è stato a Via Carlo V, cioè il castello di Carlo V. Per cui questo è stato dal punto di vista storico. Poi c'è stata la parte scientifica, l'interesse del male, per me questo, cioè, ho parlato dei serial killer perché essendo un'appassionata del mistero, il serial killer è la mente più misteriosa che ci possa essere, perché non si è capito veramente quali siano, diciamo che il discorso del male è un discorso molto generale, perché vi faccio una piccola citazione, parliamo di Bauman, voi sapete che Bauman è il filosofo del pensiero liquido. Bauman dice male e bene sono è relativo, sono i due recipienti, quindi questo andava perché andava contro Adorno, il quale invece diceva è tutto male. Siccome io sono un'altra appassionata pure di filosofia, cito questo, per cui quello che quindi mi ha affascinato soprattutto è stato il mare, il mistero e la Calabria, di cui sono orgogliosa di essere catanzarese. Ora faccio i complimenti a Patrizia e dico anche a Luciano che di stare molto attento, perché insomma il profilo del serial killer ce l'ha, è riuscito a fare un esame, una valutazione dove effettivamente ha rappresentato che nulla è, come ho detto in precedenza, quello che può apparire o è. Anche le persone normali, tra virgolette, possono essere o trasformarsi in persone che hanno delle devianze, questo perché al di là del profilo, esatto, ma al di là anche del profilo patologico, come sappiamo, ci sono dei momenti che anche una persona equilibrata, immaginiamo quando uno si inferma, quando uno diventa anche aggressivo nel linguaggio, in quella che può essere sostanzialmente una propria reazione al mondo esterno. E Patrizia ha dato un taglio nella presentazione del testo e devo dire che è stata molto brava, perché non si è addentrata nei dettagli del testo. È inutile, come spesso si fa nelle presentazioni dei libri, raccontare tutto quello che c'è dentro, perché a quel punto naturalmente i potenziali lettori non avrebbero neanche l'interesse, o magari non comprendono. Se quel testo, molte volte vi sarà capitato di acquistare un testo con delle aspettative, intanto lo avete acquistato. Io dico che questo invece è un testo che va letto perché, per come vedrete, per quello che sarà poi l'intervento, io lo immagino, perché sulla scorta anche di quelli che sono stati i reciproci studi, ognuno di noi nelle cose che fa mette uno spaccato della propria personalità. Le due autrici sono secondo me molto diverse per caratteristiche, per approccio, ma riescono a lavorare in simbiosi e a confezionare un testo di questa portata, ed è per questo che io chiedo ad Annalisa di dirci cosa ha trasportato parte di sé in questo testo e perché sono state scritte determinate cose, con riferimento in particolare mi rivolgo all'aspetto scientifico, criminologico, e con quale interesse, e dire anche alla platea quando sono stati completati gli studi che poi oggi ci hanno condotto a scrivere anche questi testi. Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza, perché oggi rivestite per noi un ruolo molto importante, perché siete il contenitore della nostra emozione per essere qui oggi a condividere con tutti voi il nostro lavoro, il nostro libro. Scusa che in ogni platea c'è sempre uno che deve suonare il cellulare, mancavo, infatti vi stavo chiedendo, per favore fate suonare il cellulare, perché poi facilmente individuabile perché ha un cappello, mi pare. Ho smesso di non ce l'avevo qui.
L'ha fatta apposta perché nessuno può attenzionare. Sapevo che ti piace la musica. E l'ha fatta apposta per te. Vai. Infatti mio fratello. Orgogliosamente. Ci siamo messi d'accordo ovviamente. Vai. Stavo ringraziando tutti voi per la vostra presenza, perché dicevo siete il contenitore della nostra emozione. Emozione per essere qui e condividere con voi questo nostro lavoro, questo nostro libro, che ci tengo a dirlo, è stato ispirato tantissimo dal fatto che il 2021 ricorreva il 600° anniversario della morte di Dante Alighieri, quindi il padre della lingua italiana, no? Quindi autore della Divina Commedia. E quindi chi meglio di Dante poteva personificare il mistero stesso? E poi noi come Dante abbiamo fatto riferimento alla figura del lupo. E proprio in merito al lupo ci volevo dire qualcosa che penso che sia doverosa. Tutti quanti noi abbiamo considerato sempre il lupo, che a livello anatomico è un animale che è composto da quattro zampe, però noi abbiamo voluto metterne una in più, non certo perché volevamo creare una figura mostruosa, assolutamente no, ma ripeto, ci tengo a dire proprio il fatto che noi siamo qua perché il significato specifico di questo libro, per proprio mettere in evidenza il significato di questa quinta zampa, cioè altrimenti noi non avremmo nessun motivo per essere qui. E quindi i nostri studi, poi in particolare i miei studi che sono diciamo più orientati verso la criminologia, quindi verso il genere della criminalità, no? Infatti io attraverso i miei studi di criminologia mi sono diciamo dedicata ad una tesi che riguarda il gene MAOA, che è il gene proprio della criminalità, che sicuramente è indice di una persona che tende all'aggressività, tende alla violenza, però questo non è sufficiente perché ovviamente ci deve essere di pari passo la devianza. Devianza che riguarda tante situazioni sociali, un pregresso, perché bisogna sempre chiedersi cosa c'è a monte di un certo comportamento, anche aggressivo, anche violento. E quindi si va al di là di quello che è il giudizio. E infatti questa quinta zampa che cosa rappresenta? Rappresenta un ponte, quel ponte che ci consente di andare al di là di quello che è il mondo degli stereotipi, dei pregiudizi, quindi abbatte il muro dell'omertà, il muro dell'ignoranza, perché l'ignoranza è la madre di tutti i mali. E sicuramente questo punto ci conduce dall'altra parte, dove esiste un mondo possibile vivere a 360 gradi, dove l'uomo è libero di essere se stesso, può professare la propria tendenza sessuale, religiosa, e sicuramente va al di là di ogni condizione di giudizio, tranquillamente. E poi la quinta zampa, per come la vedo io soprattutto, è una proiezione. Una proiezione che proietta appunto quella che è la mentalità che va al di là degli schemi classici che ci vengono imposti spesso dalla società, e quindi ognuno è libero di professarsi per com'è, con i propri punti di forza ma anche con i propri punti di debolezza, e quindi la fragilità umana di cui ci parlava già secoli fa Dante Alighieri. È importante evidenziare questo significato perché, ripeto, tutto ciò per quello che mi riguarda deriva proprio dai miei studi, nelle considerazioni che derivano dai miei percorsi di studi. E sì, è uno specchio che riflette la vita di ciascuno di noi, perché ciascuno di noi potrebbe bene impersonificare la figura del lupo. E questo è il riferimento al brigante, al brigantaggio, no? Infatti c'era Vincenzo Padula che scriveva nel 1964 che non abbiamo briganti, ora abbiamo il brigantaggio, per distinguere proprio le facce del lupo, no? La parte buona e la parte cattiva, di merito, sempre tornando alla criminalità di cui ti parlavo prima. E allora il brigante che cos'era? Era un criminale, era un delinquente che si distingueva dal fenomeno del brigantaggio, perché in quest'ultimo caso si parla di persone che hanno sofferto, le quali hanno usurpato le terre, hanno ucciso familiari, soprattutto anche dei bambini, indistintamente. E la quinta zampa quindi è libertà. La quinta zampa è sicuramente un luogo metaforico, un mondo in cui l'intelligenza, il cuore e la fede, qualunque essa sia, si fondono in un'unica essenza vitale.
Allora, io che particolarmente sono stata orientata verso lo studio del crimine, da sempre appassionata, l'ho sicuramente miscelato con la scienza ovviamente, ma anche con la storia, ritorno sempre al fenomeno dei brigantaggi in particolare, e poi lo troverete un brevissimo accenno su una strage in particolare, che è una strage che riguarda Fagnano Castello, ma ve lo andrete a vedere sicuramente. E poi un'altra cosa che volevo dire, che è molto importante, è che noi non ci siamo fermate ad una semplice spiegazione attraverso il nostro racconto, il nostro dire, il nostro anche intervistare, a spiegare, diciamo, quello che è focalizzato nel libro, perché noi da buone calabresi, io e Patrizia, abbiamo preso una manciata di peperoncino e l'abbiamo sparsa sul tutto. Infatti troverete voi lettori sicuramente delle frasi, delle parole che sono un po' criptate, leggermente celate, che fanno fare capolino a delle argomentazioni che sono molto importanti, cioè non sono centralizzate, però sono molto importanti, che noi, diciamo, non abbiamo trascritto in maniera volontaria, assolutamente no, ma volontariamente abbiamo fatto uscire fuori delle situazioni che sono molto attuali. Mi riferisco ad esempio alla similitudine tra l'uomo e la donna, no? Due specie che sono state da sempre perseguitate. Questa è una condizione ancestrale che però si ripercuote tantissimo oggi, nei nostri giorni, con la violenza sulle donne. Quindi troveremo l'inno alla natura, video di invito a rispettare la natura, gli animali, l'inno all'amore e anche una sorta di premonizione, homo homini lupus, l'uomo è lupo per l'altro uomo, e quindi questa è la predominanza che conduce purtroppo a quello che noi abbiamo, vediamo tutti i giorni, che è il problema della guerra. Quindi da parte mia sicuramente invito voi lettori alla lettura di questo libro, perché potrebbe essere interpretato come un viaggio itinerante, no? Attraverso la storia di Catanzaro, la storia della Calabria stessa, attraverso la scienza e i crimini, il tutto avvolto dal manto del mistero. Grazie. Grazie anche ad Annalisa, anche questa scelta valoriale di fare riferimento a principi, a valori, a quello che poi alla fine in un testo spesso non è detto direttamente, ma esiste, magari sviluppa, stimola anche il lettore a fare altri approfondimenti o altre riflessioni. Scusi, potrei fare una domanda? È la prima volta che mi capita che io mi anticipo, io voglio dire, c'è qualcuno che vuole fare domande? Allora, ci hanno chiamato e dobbiamo chiudere tra due minuti, quindi non possiamo far fare le domande. Vieni avanti, vieni. Per poter formulare una domanda devi dire se hai parenti a questo tavolo. Eh sì. Allora adesso puoi parlare. Ho notato che nel testo ci sono varie metafore come la quinta zampa del lupo. Vorrei sapere se anche tipo ad esempio la coda ha un suo significato, come penso che la bocca sia la voce del testo a questo punto. A chi vuoi porre la domanda? Ah, entrambe. Allora, diciamo una cosa. Vai. Che cosa rappresenta la coda? La coda dal punto di vista embrionale che cos'è? Qualcuno sa? Vabbè, diciamo così, la coda allora è uno strascico, cioè quello che potremmo fare poi in seguito. Io la vedo così. Allora, assolutamente sì, sicuramente potrebbe essere una continuità. Però per esempio, nel caso del lupo, no? La coda è eretta, quindi rappresenta la dominanza. Okay. E quindi questo è proprio ciò che personifica la figura del lupo, un lupo che sicuramente, come dicevamo prima, ha più facce. Ci hanno insegnato sin da piccoli che il lupo è cattivo, no? La favola di Capocciotto Rosso, il lupo, però nessuno ci ha mai detto che il lupo non sempre è cattivo. Basti pensare al fatto che una lupa allatta l'uomo del remo, quindi si simboleggia la vita, oppure un lupo accompagna San Francesco nel suo miracolo più importante. Quindi la coda è sicuramente una continuità, ma è anche dominanza, forza di una personalità. Poi il lupo ha un'altra socialità rispetto agli altri animali, che è molto alla famiglia.
invece molti altri animali sono, diciamo, sono allo stato. Aspetta, no, non te ne andare. Ti hanno dato due risposte apparentemente simili. Per me, per esempio, la coda è la fine. Può essere la fine di questo, di un capitolo, di un testo, di un'esperienza, è l'inizio di un'altra esperienza. Chi è d'accordo su, con quello che ho detto io? Alziamo la mano, abbiamo vinto. Allora, hai altre domande? C'è qualcun altro che vuole fare qualche altra domanda? Vieni, vieni tu, vieni. Qua, qua, qua. Allora, voglio raccontarvi un aneddoto. Questa donna, perché ormai è una donna, quando era piccolina, passava con la mamma, a cui voglio molto bene, passava su Corso Mazzini. Quando io la incontravo, lei mi incrociava, mi stendeva sempre la lingua. E questa cosa è andata avanti per 5, 6, 7 anni. Oggi che è una donna, e spero, le auguro di fare studi di giurisprudenza, è qua. E che domanda vuoi fare? Innanzitutto mi congratulo con le due autrici, che hanno fatto veramente un libro stupendo e che leggerò, avendo gli esami a giugno. È preciso che la coda, in maniera, diciamo, morfologicamente parlando, permette l'equilibrio a tutti gli animali, parlando in termini specifici. Invece, metaforicamente, sono d'accordo con il pensiero dell'avvocato Tadarico e delle due autrici. Il mio intervento, diciamo, che è più un pensiero personale, perché apprezzo molto il pensiero della dottoressa Polino, perché facendo l'ultimo anno delle scienze umane e geoeconomico a De Nobili sono riuscita a capire il significato di devianza e anche la sua passione per la criminalità, perché è veramente affascinante che un criminale, una persona, diciamo, deviante, con detta anche dell'humbling theory, non si sa precisamente il pensiero di una persona che è diciamo, propensa al male o che vuole rivolgere a qualcuno, senza però sapere quali sono i veri, diciamo, motivi del suo comportamento. Quindi sono qui per ringraziare moltissimo la presenza di queste due autrici, facendo sicuramente un applauso, grazie mille, sicuramente lo leggerò e insegna tantissime cose, sicuramente. Grazie. Bellissima. Allora, ti posso dire questo, è importante che tu capisca che nella devianza, la devianza è tutto ciò che va, le norme, che noi mettiamo tra virgolette. Cerca di ricordare una cosa, la cosa più importante sia dal punto di vista umano che scientifico è la prevenzione. Ricordate il famoso detto latino, un assioma, no, in puro e stomo, cioè nel fanciullo e l'uomo, per cui la prevenzione deve essere sociale, scolastica, e familiare, soprattutto familiare. Non so, Renata, cosa ti insegna? Speriamo bene. Complimenti per l'intervento. Qualcun altro? Prego, prego. Chiedo scusa se non arrivo per la rampa. Poi vado. Ah. Volevo fare una domanda. La metafora, la quinta zampa, quindi comunque un di più, che potrebbe essere anche lontanamente connesso alla piovra. Volevo sapere se nel testo, quindi si cita anche un argomento, credo, legato comunque alla Calabria, fondamentale, quale la Ndrangheta, potrebbe essere? Allora, grazie, per me è una bellissima domanda, perché sì, la quinta zampa è quella merce in più, qualcosa che ci porta al di là della condizione classica, come dicevo prima, degli stereotipi e di tutto ciò che può riguardare tutto questo. Sì, per quanto riguarda la piovra, la piovra ha, insomma, tante possibilità, no? Avendo tanti tentacoli, di agganciarsi in diverse situazioni e allo stesso tempo quindi mantenerle adesi a sé. E anche la quinta zampa lo può fare, perché la quinta zampa apre la mente ad una realtà che è in realtà proprio con la R maiuscola, che è la realtà stessa, perché se ci fermiamo al giudizio nelle situazioni, ci fermiamo alle apparenze soprattutto, non riusciamo assolutamente a maturare, a migliorare il mondo stesso, perché siamo limitati, quindi la mente si deve aprire a 360 gradi e accogliere l'uomo in quanto facilità umana, è proprio una condizione tipica dell'uomo. Allora, non abbiamo
Lia, finalmente ti conosco, ci vediamo sempre su Facebook. Allora, non è stata citata la mafia, la 'ndrangheta, come eccetera, per un discorso di non entrare nella stereotipia di dire Calabria uguale 'ndrangheta. Però noi facciamo l'incitamento alla cultura e la cultura ci fa uscire dalla 'ndrangheta. Però ricordiamo che il primo patto scellerato dell'Andrangheta è il brigantaggio, no? Ci sono delle ricostruzioni, quindi è ovvio che è difficile scrivere della Calabria, nella storia della Calabria, senza tracciare la presenza di un sodalizio, di un patto scellerato o altro, però loro lo hanno fatto in maniera gentile, velata, che viene colto soltanto da chi già conosce quel fenomeno e può in qualche modo rinvenire nei dettagli, nelle sfumature, chirurgicamente il fenomeno che purtroppo esiste. Qualcuno vuole fare qualche domanda? Io penso che il dottore Guerra vuole fare una domanda. Ecco, la sua domanda è una non domanda. Chi è che vuole intervenire? Prego, prego, l'avvocato, da qui. Ma non ci sentono quelli dietro, perché la signora Lia era in fondo. Va, perfetto. Parte complimentarmi, peraltro diciamo così, il nonno che cita è anche mio nonno, quindi diciamo che tante cose le avevo comunque, le ho vissute anche io. Io voglio semplicemente chiedere questo, il serial killer è la sublimazione della devianza sostanzialmente. Quello che mi domando è che similitudini ci possono essere tra il serial killer, per come lo avete, secondo me, plasticamente disegnato, e il brigante, che in qualche modo è probabilmente qualcosa di diverso, io credo. Allora, solo questo. Per il resto, complimenti. Allora, io ho scritto nel libro che anche il serial killer può essere visto, cioè anche il brigante può essere visto come un serial killer, perché nell'ambito del brigantaggio. Allora, diciamo che i briganti non erano delle figure fisse, cioè nel senso, ognuno era brigante per qualsiasi cosa, poteva essere, come ha detto giustamente Annalisa, qualcuno che si ribellava all'uccisione del figlio, della sorella, qualcuno a cui veniva tolta la terra, qualcuno che era sottopagato, per cui, se lo vediamo dal punto di vista sociale, come dice Gramsci, è un discorso di lotta di classe. Se lo vediamo dal punto di vista storico, è il momento in cui ci si ribella alla dominazione francese. Se lo vediamo dal punto di vista invece psicologico, allora possiamo dire che molti briganti che poi andavano oltre l'azione di brigantaggio, allora riuscivano anche ad avere degli impulsi irrefrenabili, possono essere paragonati serial killer. Perché quante figure anche di sicario, di prezzolato, in realtà sono dei serial killer, perché riescono con un escamotage a dare anche nella guerra. Ci sono tanti che amano uccidere, per cui riescono da questo punto di vista, si mascherano, no? Quindi io la vedo così. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Guardate, se non intervenite vi dovete comprare tutti quei libri che sono là, quindi decidete quello che volete fare. Io vorrei fare una domanda a quelle tre signore che vedo dietro questa ragazza. 1, 2, 3. Da quando sono arrivato siete immobili. Cioè non avete né sorriso né respiro, siete pure con la stessa piega di testa, così sono state tipo, sembrava una foto. Ah, noi? Sì, sì. Allora la domanda la fa lei. Va bene. Molto con un attestato di stima che... Mi piace molto questo spaccato, perché solitamente da avvocato i parenti tra di loro fanno un sacco di cause. Invece questo è una manifestazione di affetto. Va bene. Siamo attrezzati. Bene. Possiamo iniziare oggi. E allora, se nessun altro vuole intervenire, io vi ringrazio a nome delle autrici, che se vogliono ovviamente aggiungere qualcosa lo potranno fare, penso che sia giusto da parte vostra, adesso vi do il microfono, io vi ringrazio per avermi invitato, per me è stata sicuramente una preziosa giornata, anche perché partecipare alla presentazione di un libro comunque è stimolante, io sono abituato a leggere, lo leggerò, l'ho già letto in buona parte. E spero che, come abbiamo detto, quella coda sia la fine di un nuovo inizio e che ci sia un proseguo sempre sulla storia, perché noi abbiamo bisogno di ricordare il passato non per malinconia,
ma per accrescerci, per essere innanzitutto dotti di quello che è stato il passato, per cercare, non dico di imitarlo, perché poi i tempi cambiano, è come la Democrazia Cristiana, giusto Mario? La Democrazia Cristiana è stata la matrice di tutte le culture politiche, è ovvio che oggi la Democrazia Cristiana non potrebbe avere quel ruolo che ha avuto, non fosse altro perché ci sono temi sui quali ci saremmo scontrati, come dall'eutanasia alle coppie di fatto, temi che si legavano molto a dei principi giusti o non giusti, poi a seconda delle proprie valutazioni. Io lascio un saluto da parte delle autrici e credo vi faccio i complimenti, perché nonostante fosse sabato mattina e tante altre cose messe insieme, e poi complimenti perché avete molti parenti, quindi, che hanno partecipato attivamente. Prego. Sì, grazie. Intanto volevo ringraziare voi, figure autorevoli, per il fatto che ci avete ospitate, ci avete introdotti magnificamente e quindi ben rappresentate la nostra città, quindi grazie a voi di tutto, grazie al nostro editore che ci ha supportate in tutto in maniera magnifica ed eccellente. E ovviamente grazie a tutti voi per la vostra presenza, perché ci avete accompagnato, come dicevo prima, cioè avete accolto la nostra emozione, che non è poco oggi in questa giornata molto importante per noi. Grazie a tutti. Non mi ripeterò, ringrazio tutti, dalle autorità, parenti e amici, e vi invito nell'altra stanza ad un piccolo riflesso. Grazie.